nella sala della comunità montana di Cagli si è tenuto un incontro fra i protagonisti dello sbarco di Asgas che si è tenuto alla Golena del Furlo. Con noi Aurelio Clementi, responsabile territoriale di Asgas, al quale chiediamo un bilancio su questo incontro. Allora, il bilancio dell'assemblea è positivo, abbiamo sicuramente creato, rafforzato le reti territoriali, ad esempio il fatto che si siano avvicinati i gas Catenerone, i gas di Fossombrone, la galleria dell'altra economia, quindi Lorenzo Mancinelli, Fausto Foglietta, altre persone che nel territorio si sono presi la responsabilità nel gruppo di lavoro, ha creato una squadra, un gruppo che ha rafforzato le proprie relazioni, ha migliorato la capacità di cooperazione reciproca e quindi siamo pronti con un gruppo con cui possiamo proseguire. In questo gruppo poi sono entrate le Proloco e questa è una grande novità, cioè le Proloco di Acqualagna, Furlo, Fermignano e Canavaccio hanno sperimentato cosa significa collaborare con la piccola agricoltura contadina prendendo i prodotti locali e utilizzando quelli per produrre una mensa in un evento pubblico, in una festa, in una situazione. Questo il riscontro che abbiamo da loro è che sono rimasti molto felicemente meravigliati, insomma, della possibilità di avere sul territorio i prodotti che loro comunque utilizzano nelle loro cucine e la possibilità di avere una rete che gli facilita queste forniture. Quindi da quel punto di vista con le Proloco anche il bilancio sociale, quindi delle relazioni che abbiamo messo in piedi sul territorio è molto positivo. Le Proloco sono disponibilissime a continuare questa collaborazione, quindi anche qui oltre alla squadra RES è aumentato un discorso di rete con l'associazionismo locale. Con gli enti pubblici ugualmente la proposta in provincia, la proposta alla comunità montana, il sindaco di Acqualagna e le risposte positive che abbiamo avuto hanno messo ulteriori elementi positivi nel proseguire le relazioni. Su questa cosa c'è da dire che RES Marche tiene abbastanza al coinvolgere all'interno dei progetti le amministrazioni pubbliche e questo è un elemento che a livello nazionale viene proprio riconosciuto come un elemento che ci porta in uno stato avanzato da questo punto di vista. Quindi, come dire, le Marche, il laboratorio Marche e la RES Marche che ci lavora è visto come un laboratorio dove si stanno sperimentando le possibilità di collaborazione tra le reti locali di produzione e consumo e le amministrazioni, le piccole amministrazioni locali. E questa è una cosa importante, quindi aver coinvolto e collaborato positivamente. Quindi un bilancio decisamente positivo sia per una futura progettualità e quindi un potenziamento anche della rete fra i diversi gruppi di acquisto, fra la RES, le Proloco e i prossimi appuntamenti concreti ci sono? Allora, il prossimo appuntamento che abbiamo come evento nazionale è avremo un convegno a Venezia il 14-15 settembre dove continueremo come rete nazionale il lavoro e lì sarà chiaramente un lavoro maggiormente teorico, di sintesi teorica, di confronti tra le analisi e gli studi teorici che stiamo portando avanti. L'altra cosa che invece a livello locale porteremo avanti un progetto regionale che si chiama Pambio, in cui il 22 settembre a Urbino avremo un evento che ugualmente sarà occasione di studio e confronto sull'economia solidale con il mercatino e con la possibilità di insomma, coinvolgere sempre di più la popolazione locale. Perfetto, grazie.